Grazie mille dell'invito. Io sono un neurologo, quindi sono un medico e mi occupo appunto di sonno. A Bologna c'è una lunghissima tradizione, lunghissima per quello che è lunga la medicina del sonno, che non ha più di 50 anni come disciplina. E quindi è stato molto facile perché, come ha detto Marilu, prima il sonno si occupava prevalentemente di arte in tutti i suoi aspetti, e dagli anni 60 in poi ha cominciato anche chi si occupava di sonno a occuparsi di scienza. In questa presentazione, appunto, entreremo dentro una malattia che è molto comune, 3% della popolazione circa, ed è stata una delle prime malattie studiate a Bologna, dove io sono cresciuto accademicamente, dal professor Lugaresi, che è la sindrome della apnea ostativa del sonno. Quindi russamento, apnee, un problema che affligge più del 4% della popolazione, quindi un rischio di incidenti, rischio di ipertensione. Oggi sappiamo che è una malattia davvero importante che va trattata, ma fino a 50 anni non lo si sapeva. E il sonno fino a 50 anni fa, fino agli anni 60 direi, era stato appunto considerato come un fenomeno passivo. Sostanzialmente. Oggi sappiamo che invece il sonno è fondamentale per esempio per il metabolismo, per la memoria soprattutto. Ma questo è il sonno come veniva dipinto, probabilmente raffigurato la prima volta dall'uomo, circa oltre 15.000 anni fa, nelle grotte di Lascaux. Un uomo dorme e riconosciamo che dorme dal fatto che ha un'erezione, poiché appunto nemmeno il corpo umano dorme mai completamente. E cosa fa? Sogna una caccia importante, un bisonte e una lotta che evidentemente ha preceduto la caccia. Sappiamo che sogna perché il suo spirito, che è raffigurato da questo uccello su un bastone, appunto è fuori dal suo corpo. E questo è forse, secondo il professor Jouvet, che è stato uno dei più importanti studiosi del sonno, la prima raffigurazione del sogno fatta dall'uomo, a mano dell'uomo. Il sogno poi è diventata anche parte di caratteri, di personaggi, o come in questo caso di Eric Fusely, un motivo delle sue interpretazioni. Questa è una paralisi del sonno, quindi disturbi del sonno. Accidenti, scusate. I disturbi del sonno, di cui Fusely soffriva, le paralisi del sonno, sono un tema ricorrente della sua produzione artistica. Don Chisciotte, per esempio, si dice che Cervantes soffrisse di esattamente quello che aveva Don Chisciotte, questi sogni agiti. E poi vedremo anche il Circolo Piqui, che è l'argomento di questa serata. La scienza del sonno nasce qui, da questo signore Hans Berger, uno psichiatra tedesco che si occupava di studiare la mente in qualche modo, e la telepatia, e inventò uno strumento che consentiva di registrare l'attività elettrica che il nostro cervello emette spontaneamente, semplicemente appoggiando degli elettrodi sulla cute dello scalpo, l'elettroencefalogramma. Oggi è uno strumento importantissimo per la diagnosi della narcolessia, ma scusate, dell'epilessia, ma divenne in pochi anni un argomento di ricerca, soprattutto grazie a quest'altro uomo importante della storia della scienza del sonno, che è Alfred Loomis. Se ci sono dei navigatori qui in mezzo, questo è l'uomo che inventò il LORAN, il primo strumento di navigazione automatico. E nel suo centro di ricerca privato inventò gli strumenti che oggi, l'evoluzione dei quali, con l'evoluzione dei quali oggi si può studiare appunto il sonno, il polisonnigrafo. Vediamo qui un polisonnigrafo enorme degli anni 70, come era appunto 15 anni, 20 anni fa il laboratorio del sonno di Bologna. E poi cosa consente di fare il polisonnigrafo? Di leggere il sonno. Perché di fianco all'elettroencefalogramma possiamo registrare un'infinità di parametri biologici. In questo caso vediamo i muscoli, vediamo l'attività respiratoria, vediamo come si comporta l'ossigeno durante il sonno.
E poi altri uomini incredibili, sempre un po' molto eclettici, si sono occupati di questa nuova frontiera in qualche modo. Questo è il barone von Economo, un eroe dell'aviazione rumeno-austriaca, e che identificò, studiando le persone decedute per l'encefalite letargica, alcuni centri cerebrali che oggi sono conosciuti per essere i primi centri del sonno. Infatti scrisse un libro, Il sonno come un problema di localizzazione. Quindi il sonno non più inteso come un fenomeno globale che interessava il cervello, ma il sonno nasce da alcuni centri che in qualche modo riescono a metterlo in moto, a farlo mantenere e a farlo rendere in modo massimale. E poi un grandissimo ricercatore italiano, il professor Giuseppe Moruzzi, che trascorse tanto al centro all'estero per identificare invece a Chicago insieme a Horace Magoon i centri che regolano effettivamente l'inizio e la fine del sonno. Nessuno si era accorto fino agli anni 60 che in realtà i nostri tipi, i tipi di sonno sono due, finché tre persone abbastanza diverse tra loro, questo che vedete, Nathaniel Kleitman, Eugenio Azerinsky e soprattutto William Dement, Bill Dement, decisero di registrare i movimenti oculari e scoprirono che nel sonno, quando ci sono i movimenti oculari rapidi, si sogna. Quindi esiste una parte del sonno nella quale la nostra coscienza è quasi all'oscuro di qualsiasi cosa e una parte del sonno nella quale la produzione mentale è accelerata come in veglia. E appunto si sogna. Quindi da allora il sonno fu diviso per sempre in sonno REM e in sonno non REM. Cioè, sonno con i movimenti oculari rapidi, caratterizzato dal sogno, anche dall'attività mentale importante, e il sonno profondo, il sonno non REM, nella quale se il soggetto viene svegliato non ricorda assolutamente quasi nulla o nulla. E quindi questi strumenti, queste nozioni fecero nascere in un gruppo di persone molto interessate a scoprire in qualche modo, anche scoprire facilmente, perché allora la scoperta non era la scoperta del perché, ma era la scoperta del come, bastava semplicemente descrivere quello che succedeva. E qualcosa che qualcuno aveva già visto, Dickens nel suo appunto Circolo Pickwick racconta di questo personaggio, vedete, il grasso Joe, Fat Joe, che è un personaggio rubizzo, marcatamente sonnolento, si addormentava continuamente sul suo calesse e grasso. Questo personaggio fu descritto da diversi medici e fu utilizzata la definizione di sindrome di Pickwick per definire una sindrome caratterizzata da un'estrema sonnolenza diurna, obesità e una ridotta ventilazione durante il sonno. Questa è una delle prime descrizioni, come vedete, del Lancet 1877, poco dopo a Dickens, e fino agli anni 60, finché non nacque la polisonografia e qualcuno si ingegnò a studiare appunto le persone con sindrome di Pickwick, si veniva ritenuto che la sindrome fosse causata o da un cuore troppo grosso, cioè da un'insufficienza cardiaca, o da un ammasso, dall'accumulo di grasso nei muscoli del torace. Quando quindi questi eminenti pneumologi, internisti, si contesero la sindrome di Pickwick finché l'osservazione di un uomo che dorme e russa con l'elettroencefalogramma, in questo caso, svelò che cos'è una apnea. L'apnea non è altro che un'ostruzione periodica del russamento, del passaggio dell'aria che interrompe periodicamente il russamento, esattamente come veniva descritto nel 1877 da Lancet, su Lancet. E un gruppo di francesi, il gruppo nel quale lavorava anche il professor Tassinari di Bologna, decisero appunto di registrare, come abbiamo visto, questi soggetti. E scoprirono cosa? Scoprirono che la causa dell'ipoventilazione di questi persone non era altro che un'ostruzione delle prime vie aeree, dovuta quasi sempre al sovrappeso o altre condizioni anatomiche.
E questa condizione può essere presente in tutte le età della vita. Questo è un bambino, vedete come l'apnea deformi completamente la gabbia torace di questo bambino, lasciando poi anche delle modificazioni permanenti. E questa è l'apnea, quindi la mancanza del passaggio dell'aria mentre c'è una persistenza dello sforzo respiratorio. Il professor Lugaresi, sicuramente uno dei pionieri della medicina del sonno, che ho avuto anche la fortuna di avere come maestro, studiò quello che succedeva dal punto di vista cardiovascolare. Vedete come un cuore durante l'apnea si riempie di sangue, diventa gigantesco per poi svuotarsi, diventare normale alla fine dell'apnea. E con un esperimento molto coraggioso, allora infilando cateteri fino al cuore destro e fino al cuore sinistro, il professor Lugaresi e i suoi collaboratori nel 1970 riuscirono a scoprire che durante il sonno delle persone con apnea ostruttiva nel sonno si determina un aumento mostruoso, direi, delle pressioni. Le pressioni polmonari che vedete qui, la pressione sistemica, progressivo durante il sonno, che porta appunto dei lavori, dei picchi elevatissimi di pressione sia nel sonno profondo che nel sonno REM. E cosa fecero Lugaresi e Coccagna per arrivare alla fine di questo inizio della storia? Decisero di fare bypassare questa ostruzione. Allora l'unico modo era fare la tracheotomia, quindi facendo un forellino a base del collo, eliminarono il disturbo respiratorio notturno e dimostrarono come il giorno dopo i valori pressori fossero esattamente normali in queste pazienti, normalizzati. Subito questi dati furono riportati in un congresso che fu organizzato a Rimini, come vedete qui, vicino a Bologna, e questo scatenò una serie di interesse intorno a questo problema. Vedete come il dottor Perez Lavi, che è il direttore del Technion di AIFA, descrive che come dopo questo evento fu invitato dal dottor Reed il suo gruppo per discutere se qualcuno dovesse proseguire in questi studi. E uno di questi fu appunto Colin Sullivan, che inventerà, vedremo, la CPAP. Intanto Lugaresi, inventandosi il primo studio epidemiologico sul sonno nella 30.000 abitanti di San Marino, riuscì a dimostrare come il russamento prevalga negli uomini rispetto alle donne fino a una certa età, poi anche le donne inizieranno a russare, ma soprattutto il russamento è sempre caratterizzato dalla presenza di qualche apnea e il russamento per sé rappresenta un rischio di ipertensione. Nei successivi 50 anni questi dati sono stati confermati da grossissimi studi epidemiologici e oggi abbiamo il trattamento, un trattamento che sicuramente non è, oltre appunto alla prevenzione, però un trattamento che vedete questa macchina, che è la CPAP, inventata appunto da questo Colin Sullivan, che consente alle persone di respirare normalmente durante il sonno, evitare un rischio importantissimo cardiovascolare, un importante decadimento anche cerebrale che si può innescare negli anni, disturbi di memoria, irritabilità e soprattutto una sonnolenza diurna che oggi viene riconosciuta un rischio gravissimo di incidenti e incidenti stradali. La scoperta della sindrome della apnea ostruttiva del sonno è stata considerata fra le 10 più importanti scoperte mediche dello scorso secolo. E io mi fermerei qua. Perfetto, grazie mille.